Nel giorno in cui si parla di dimissioni di Tria, il commissario Moscovici lancia un avvertimento all'Italia e la BCE rivede a ribasso la crescita del PIL. Mauro Bottarelli, normalmente, oggi avreste letto un articolo sul board della BCE tenutosi ieri e sulla conferenza stampa di Mario Draghi. Quasi un appuntamento rituale, spesso e volentieri fin troppo rituale. Ripetitivo. Noioso. Ma tranquillizzante, dopo gli spaventi del 2008 e 2011. E, di fatto, è stato così anche ieri. Nonostante la revisione al ribasso dell'outlook di crescita fino al 2020, dovuto di fatto alle tensioni sui mercati emergenti e alle fibrillazioni legate alla guerra dei dazi, la BCE ha confermato che i tassi resteranno a livello attuale almeno fino a tutta l'estate prossima e, comunque, a lungo quanto ritenuto necessario, e che dal mese prossimo l'ammontare degli acquisti mensili in seno al QE calerà, come da programma, a 15 miliardi di euro fino a dicembre, quando la manovra di stimolo monetario cesserà del tutto, in ossequio alle prospettive inflazionistiche raggiunte. Punto insomma, tutto come da copione. Nessuno scossone, come d'altronde da parte della Bank of England, anch'essa orientata a un mantenimento dei tassi attuali, tanto che la notizia di giornata a livello di banche centrali è stata la decisione di quella turca di alzare il costo del denaro al 24% dal precedente 17,5%, scelta in netta contrapposizione con la linea delineata nella mattinata da Recep Erdoğan, che ha portato a un apprezzamento della lira sul dollaro del 5% immediato. Basterà per placare i tormenti della valuta di Istanbul e per bloccare l'emorragia di riserve estere? Non ci vorrà molto a scoprirlo. Io, personalmente, temo di no. Anche perché nemmeno dopo un'ora della decisione, la lira aveva già dimezzato i suoi guadagni sul biglietto verde. Ma a netto di tutto questo, al netto dell'ufficialità, qualcosa potrebbe andare fuori controllo nel nostro paese. Perché la BCE può fino a un certo punto, e non soltanto per la mera questione di controvalore degli acquisti di debito, ovvero di fatto la potenza di offsetting sullo spread rispetto a eventuali e continue vendite di BTP da parte di soggetti esteri. È la variabile politica a pesare e, questa volta, temo non siamo di fronte al solito teatrino, al gioco delle parti, al poliziotto buono e poliziotto cattivo, come nei film di Hollywood. Mi spiego, facendo un esempio che è lontano anni luce da eventuali interventi della BCE e dalla politica di costo del denaro, e, quindi, di finanziamento. In generale, punto mercoledì è stata giornata dal grande profilo europeo, visto che a Strasburgo si sono votate due mozioni molto importanti o, quantomeno, molto di appeal mediatico: la censura verso l'Ungheria di Orban per presunta violazione dei principi base dell'Unione, ennesima pagliacciata solo formale, visto che ora toccherà votare a riguardo ai governi e, salvo pressioni senza precedenti, la Polonia bloccherà tutto e la legge sul copyright. Telegiornali e giornali erano pieni di queste due notizie, ovviamente declinate con chiaro taglio di riflesso di politica interna, visto che se sul diritto d'autore Lega e M5S sono concordi nel bocciare il provvedimento, bollandolo come censura orwelliana e bavaglio per la libera informazione dei blog, sulla questione ungherese il Carroccio ha votato contro insieme a Forza Italia, mentre M5S ha votato a favore insieme al PD. Prove tecniche di ribaltone, in un senso o nell'altro? Ovvero, visto che il reiterationem con la manovra economica sta cominciando a spaventare i due azionisti di governo, soprattutto in vista del voto europeo di maggio 2019, c'è la possibilità che questo esecutivo salti e ne nasca un altro, senza il ritorno alle urne, ipotesi che il presidente Mattarella non vuole nemmeno prendere in esame allo stato attuale? Bene, facciamo un passo indietro e torniamo al mio focus europeo di poco fa. Mentre ci si accapigliava sul voto della plenaria, accedeva che il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, oltre a tenere il suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, telefonasse a Giuseppe Conte per lamentarsi dei continui attacchi del ministro Salvini. Jean-Claude Juncker è lussemburghese. Anzi, è stato addirittura primo ministro del Lussemburgo. Ruolo terminato il quale ha dato il via a una fortunata carriera politica europea, nel corso della quale ha condannato il regime fiscale del suo paese di origine, da sempre in odore di riciclaggio. Bene, cosa si è scoperto dai giornali di ieri? Che i PM di Genova che stanno indagando sui fondi della Lega avrebbero avviato una rogatoria, con tanto in blitz in loco, proprio in Lussemburgo a caccia di conti segreti, dove potrebbe essere transitata parte dei fondi indebitamente utilizzati dalla Lega. Insomma, diciamo che ci sono i presupposti per un'ampia collaborazione da parte delle autorità lussemburghesi, a differenza di quanto spesso accade con paesi che hanno fatto del segreto bancario e dell'abuso di trust la loro nota di...